Parliamo allora di Alexis Sanchez, protagonista di una stagione sfortunata, l'attaccante cileno. Era arrivato ufficializzato il 29 agosto, quindi proprio negli ultimissimi giorni dello scorso mercato estivo. È arrivato in ritardo di condizione, perché allo United comunque non era protagonista e non si stava allenando appunto in ottica di una stagione da titolare, quindi non era fisicamente pronto per affrontare una stagione ai ritmi soprattutto di quelli voluti da mister Antonio Conte. Ad ottobre poi, come ricordate sicuramente, è arrivato quell'infortunio in nazionale, sfortunatissimo, proprio quando cominciava un po' a carburare all'interno dell'Inter. In totale, fino allo stop di questa stagione, ha collezionato 15 presenze, anche se solamente per un totale di 596 minuti, con un gol all'attivo, quello contro la Samp, e tre assist messi a segno, due in campionato. Troppo poco, questi numeri sicuramente è anche quello che ha fatto vedere in campo per giustificare un investimento che sarebbe di circa 12 milioni di euro all'anno per il solo ingaggio, più minimo servirebbero 20 milioni di euro per il cartellino di un calciatore che, lo ricordiamo, con il Manchester United ha ancora un contratto fino al 2022, quindi non è proprio vicinissima la scadenza, e quindi lo United ha tutto l'interesse a tutelare anche un investimento importante che ha fatto per strappare Sanchez dall'Arsenal, e quindi non aspettiamoci sicuramente grossi sconti per una cessione definitiva. Qual è però la notizia, la novità degli ultimi giorni, delle ultime ore? Nei giorni scorsi aveva parlato Piero Ausilio in un'intervista concessa a Sky, aveva detto che si stavano valutando, si sta monitorando le prestazioni, comunque anche gli allenamenti di Alexis Sanchez, è sotto osservazione perché non è stata ancora presa una decisione sul suo futuro. Noi avevamo detto, prendiamole anche un po' come parole di facciata, perché ovviamente un calciatore che deve completare la stagione non puoi dirgli a due mesi dal termine della stagione che è già fuori dai piani, ovviamente. Però le novità che negli ultimi giorni stanno cominciando, a prescindere dalle dichiarazioni del DS Piero Ausilio, stanno cominciando ad aumentare le voci che parlano di una possibile permanenza, di una possibile conferma di Alexis Sanchez, quindi di spiragli che restano aperti. Oggi in particolare ne ha parlato anche Tutto Sport, ma non solo Tutto Sport, comunque nello specifico ha parlato di nuovi contatti in corso con il Manchester United, innanzitutto per prolungare questo prestito fino al termine di questa stagione, ma parallelamente si sta discutendo anche della possibilità di prolungare il prestito di un ulteriore anno. L'Inter vorrebbe provare quindi ad avere Sanchez alle stesse condizioni attuali per un'ulteriore stagione. Le condizioni adesso sono francamente molto molto vantaggiose, perché l'Inter, oltre a non aver pagato nulla per il prestito di Sanchez, contribuisce anche in parte, diciamo tra virgolette, minima all'ingaggio del calciatore, perché oltre la metà dell'ingaggio è coperta dai Red Devils, quindi capite che sono condizioni sicuramente molto molto vantaggiose. Trovare acquirenti per il Manchester United sicuramente non sarà facile, quindi questo potrebbe favorire anche l'operazione, però ecco, lo United lasciare in prestito gratuito un altro anno un calciatore che poi nel 2021 sarà ad un solo anno dalla scadenza di contratto non è proprio semplicissimo, quindi sicuramente lo United renderà la vita dura in sede di trattativa. In tanti, anche sul nostro profilo Instagram, mi avete chiesto una mia opinione, che cosa ne penso, se confermerei appunto Alexis Sanchez all'Inter. Che posso dirvi? Innanzitutto che il vero Alexis Sanchez, diciamo quello che abbiamo visto fino all'Arsenal, sarebbe non solo un grande colpo, come sarebbe anzi sicuramente anche un titolare nell'Inter, perché il vero Alexis Sanchez in Serie A è in grado ancora di fare il titolare. L'Alexis Sanchez visto all'Inter contro la Samp e contro il Barcellona al Camp Nou sarebbe un grande colpo come terzo attaccante, alle spalle quindi dei due titolarissimi, davanti comunque ad una quarta punta che dicevamo, come dicevamo poco fa, come dicevamo anche negli altri appuntamenti, la quarta punta sarà un calciatore giovane come il Lautaro preso 2 anni fa, ovvero un calciatore giovane ma pronto ad esplodere, e quindi
ci starebbe alla grandissima come terzo attaccante, come opzione alternativa ai titolari. Il problema è che il vero Alexis Sanchez appunto non si vede dai tempi dell'Arsenal, e quest'anno ha fatto bene di fatto solamente due partite, quindi queste sono delle criticità e questo è un nodo su cui bisogna ovviamente ragionare. L'Alexis Sanchez che abbiamo visto fino ad ora non merita sicuramente un investimento che, ripetiamo, sarebbe di 12 milioni di euro dell'ingaggio, più, se vuoi rilevare il cartellino a titolo definitivo, ci vogliono almeno 20 milioni di euro. Se lo United apre al prestito alle stesse condizioni attuali, è tutto un altro discorso. E intanto noi comunque nelle nostre stories sul profilo Instagram di passioneinter.com abbiamo lanciato un sondaggio per sapere che cosa ne pensano anche i nostri followers, che cosa ne pensano i tifosi dell'Inter. Il risultato è abbastanza schiacciante, perché l'80% dei tifosi vota per la conferma ma in prestito, ovvero alle condizioni attuali. Gran parte, quasi la totalità dei tifosi interisti vorrebbero trattenere Alexis Sanchez. Anche su Facebook e sul nostro gruppo Telegram gran parte dei votanti è d'accordo, quindi c'è ancora fiducia in Alexis Sanchez, che non è più giovanissimo. Sarà decisivo però ovviamente il finale di stagione, se riuscirà a tornare da questo periodo di inattività in forma, in palla, e riuscirà ad imporsi come alternativa ai titolari, all'altezza dei titolari, e a garantire quei gol in più che servono dalle alternative. Sicuramente potrebbero riaprirsi nuovi spiragli e sicuramente la conferma diventerebbe meno complicata di quanto non lo è al momento. Fateci sapere ovviamente nei commenti che cosa ne pensate voi, che cosa fareste con Alexis Sanchez, e iscrivetevi anche al nostro canale YouTube di passioneinter.com.